Questa è una frase di un editor del New England, Richard Wenzel, che praticamente dice che l'unica incertezza sull'epidemia è quando e quanto sarà grave. Tutto il resto è certo che noi abbiamo avuto epidemie lancinanti, questa è la più grave, ma in realtà potevamo essere pronti perché noi parlavamo della pandemia, solo non sapevamo che sarebbe stato un coronavirus, avremmo atteso, diciamo, se la battevano a metà o il virus influenzale classico, diciamo nella versione pandemica, e il coronavirus. Ha vinto il coronavirus. Allora, questa è una diapositiva che probabilmente è la diapositiva take home message che l'ho messa all'inizio. È la parte più importante. Praticamente abbiamo all'inizio, nei primi giorni, c'è una fase di replicazione virale. A partire dalla quinta, settima giornata, nei casi, nel meno del 5% dei casi che va male, il 95% dei casi non ha bisogno di fare assolutamente nulla. Non devono prendere nulla, starsene a casa loro e basta. Prendere solo la tachipirina. In quel 5% di casi, che poi vedremo, ci sono una serie di tentativi di spiegare perché, ma ora mi sembra che l'obiettivo sia un altro, vanno male. In realtà prevale una risposta immunitaria paradossa che precipita un quadro che può andare da una polmonite iniziale, una polmonite moderata, una polmonite grave, una RDS. In questo momento noi dobbiamo agire con le pochissimi strumenti terapeutici che abbiamo a disposizione. Vedete in basso la positività del virus nei campioni respiratori, che poi diventa sempre più scema praticamente, fino a essere completamente assente nella parte finale. Ovviamente questa è una semplificazione perché poi vi sono dei pazienti discordanti che non hanno mai una viral shedding nemmeno all'inizio, però facciamo conto che questo sia un paziente tipo che all'inizio, in questa prima fase, non deve fare assolutamente nulla. Non è più indicato l'idrossiclorochina, il lopinavir, cioè il caletra, la clorochina, nulla è indicato. Se poi inizia a peggiorare, noi ce ne accorgiamo da un semplice emocromo, perché vediamo il paziente che diventa linfopenico. Il paziente inizia a diventare, e la linfopenia è un semplicissimo marcatore di gravità. Più è linfopenico, più è grave. Più non recupera la linfopenia, più ha una probabilità di morte estremamente alta, insieme al D-dimero, l'LDH, la ferritina. Ma la linfopenia è il punto proprio cruciale. È un pochino simula il paziente che va male sin dall'inizio un'emofagocitosi, però insomma non entriamo in dettagli. Allora, a questo punto noi dobbiamo iniziare una terapia esclusivamente se il paziente desatura. I pazienti che stanno a casa non devono fare cortisone, non devono fare eparina, non devono fare azitromicina e altre boiate, lattoferrina. Il paziente che deve essere trattato deve venire in ospedale ed è solo quelli, su quelli dobbiamo fissare la nostra attenzione, perché il nostro atteggiamento deve essere precoce sui pazienti che possono diventare gravi. E le uniche armi a disposizione sono quattro. Una sola di esse la possiamo iniziare ad utilizzare anche nei pazienti che stanno a casa, la pronazione. Bisogna dire a questi pazienti che debbono stare pronati, è caduto. Debbono stare pronati fin dal proprio domicilio. Perché in realtà in questa maniera si vede che c'è un miglioramento fondamentale degli scambi alveolari e si possono reclutare alveoli che altrimenti noi non utilizziamo. Per cui dormire pronati, non stare mai a letto, continuare a fare sforzi, attività fisica. Tutti i pazienti a domicilio debbono fare questo.
ovviamente la pronazione ci accompagnerà durante tutta l'iter di questa malattia, fino al ricovero in rianimazione, dove diventa difficilissimo pronare questi pazienti, perché ovviamente è un grosso dispendio di risorse umane. Nei pazienti pronati in rianimazione, il rapporto tra infermieri è quasi 2 a 1, cioè due infermieri per un paziente pronato. Comunque, nel momento in cui noi abbiamo la desaturazione, questo paziente finalmente arriva in pronto soccorso, lo dobbiamo trattare con il cortisone, poi vedremo i dosaggi, col remdesivir, con l'eparina in profilassi e poi altre cose che poi andiamo a vedere. Ma noi dobbiamo impedire che poi questo paziente evolva, per cui la finestra terapeutica di efficacia di questi farmaci è strettissima. È una specie di alchimia cercare di capire quando il paziente, da paziente stabile, diventa paziente instabile e precipita in maniera estremamente rapida. Ed è in quel momento che noi dobbiamo agire con la terapia, né prima né dopo. Questa è la cosa più difficile di questa malattia. Questa vuole essere questo sta pure sulle linee guida, credo, della regione, perché l'abbiamo fatto qualche giorno fa, non so se l'hanno già messi, ma praticamente identifica i vari setting, i vari scenari. E praticamente i pazienti PAO, cioè asintomatici, non devono fare niente a casa, devono solo pronare e monitorare 3 volte al giorno con il pulsossimetro, la saturimetria periferica e fare un banale test da sforzo, cioè fare camminare il paziente per 6 minuti nella sua stanza di isolamento e registrare il valore più basso. Se questi pazienti desaturano, qui sui valori di desaturazione ci sono ovviamente le opinioni più discordi, e io qui ho messo ovviamente in una linea guida, uno non può che mettere i valori più cautelativi, ovviamente, che è il 95% di saturazione periferica di basale e intorno al 92-93% di saturazione durante il test submassimale, walking test, sarebbe 6 minute walking test, viene abbreviato così. Praticamente, ovviamente, non è importante, se uno se lo segue il paziente a casa, non è importante in singolo valore, perché poi in presenza di febbre uno desatura molto di più, ma è importante il trend. E poi, se questo trend si conferma una desaturazione periferica, allora lo dobbiamo ricoverare, e allora lì dobbiamo andare a vedere qual è la terapia da fare. Questi sono tutti score che vengono utilizzati nei pronti soccorso per cercare di intercettare il paziente che desatura in maniera precoce. E quello è il MUSE, questo è il CURB 65, e soprattutto però io mi volevo soffermare un attimo sulla pronazione, perché è una cosa che nessuno dice: è fondamentale pronare i pazienti fin dall'inizio, e questa è una cosa proprio banale, meccanica. Vedete, se io sto pronato, aprirò la mia parete toracica al 100% e riuscirò a reclutare tutti quegli alveoli della parte posteriore polmonare che altrimenti non recluto. È banale, guarda qua, se sto pronato, riesco a far respirare molto bene tutta la mia parte posteriore, esattamente, perché questa è una patologia periferica mantellare, non è che ve lo devo dire io. Il fatto per cui fin dall'inizio io ormai ho fatto appendere in ogni stanza dove ricovero i pazienti come si devono pronare, per quanto tempo, e fargli cercare di spiegare il motivo per cui si debbono pronare. Poi ci sono i fattori di rischio, che ovviamente qui sono stratificati in 4-5, ma insomma gli obesi, i fumatori, i diabetici, i ipertesi, sono tutti fattori di rischio, quelli classici delle malattie polmonari, delle malattie cardiovascolari, ma in particolare l'obesità. L'obesità, guardate, è un fattore terribile per le patologie, proprio perché non riesce a reclutare i muscoli retti addominali e i muscoli diaframmatici. Vabbè, e i cronici, ovviamente. Questa, appunto, è una diapositiva che ricapitola un po' tutti i fattori di rischio che abbiamo. E vedete, in realtà, l'obesità è presente più o meno in tutte queste linee guida.
La definizione di RDS non credo ci debba perdere molto tempo, anche perché in realtà questa è una RDS un po' particolare. Alcuni la chiamano ipossia felice. Io penso che sia proprio così. Il paziente non si rende conto, il medico non si rende conto che quel paziente è in ARDS, magari a livello mild, perché ancora sono aperti gli shunt alveolo periferici e riesce comunque ad avere uno scambio tale che non va in dispnea. È una cosa incredibile. All'inizio era difficile da capire come questi pazienti avessero un'emocastanalisi che fosse molto peggio del quadro clinico del paziente che tu ti trovavi di fronte. La cosa più importante è l'ossigeno. Nessun farmaco è salvavita, per cui abbiamo già due cose: la prolungazione, l'ossigeno. Il nostro target deve essere il 95% nel giovane adulto, ed è questo il target che dobbiamo salvare. Purtroppo gli anziani ne moriranno una marea, ma il target nei giovani adulti deve essere il 95% di saturazione periferica. Abbiamo bisogno di perseguire con tutto le modalità, la Venturi Mask, la CPAP, la NIF, fino all'intubazione, questo target che è fondamentale da raggiungere. Qui ci sono dei quadri, questa è la coppia cinese, i primi quadri che ci avevano spaventati ora sono la norma, ma andiamo rapidamente. E poi tutti quei presidi che abbiamo a disposizione, che sicuramente voi avete già imparato a utilizzare, la CPAP, la NIV e l'HNFO, no? Gli alti flussi di ossigeno come questa ragazza che utilizza qua. Allora, se io potessi scegliere tra casco e face mask per la ventilazione non invasiva, sceglierei sempre il casco perché vi sono evidenze chiare di superiorità. Anche in questo caso vedete superiorità del casco rispetto alla face mask. In particolare noi utilizziamo questi qua sulla destra, ma in realtà vanno bene tutti, ma noi abbiamo quelli. E questa appunto ha un'altra prova che il casco in NIV è meglio della face mask in NIV. Noi ad esempio allo Spallanzani purtroppo abbiamo NIV solo in face mask e abbiamo solo CPAP in casco, ma insomma. E qui di nuovo la superiorità del casco rispetto alla ventilazione non invasiva con la. E il casco è fondamentale, questo io vi sto dicendo delle cose banali, ma per tenere un casco 24 ore, perché all'inizio, soprattutto all'inizio, va tenuto per periodi estremamente prolungati che arrivano quasi a coprire l'intere 24 ore, bisogna creare una empatia fondamentale, una cosa che nessuno, io non ho mai sentito dire. Cioè, tu devi convincere il tuo paziente della necessità che stia con una specie di maschera per 24 ore su 24, togliendola esclusivamente per mangiare. C'è bisogno di una creazione, di un'empatia fortissima, di un coinvolgimento fortissimo del paziente, altrimenti non lo terrà mai. E gli viene l'ansia al paziente, gli viene l'angoscia. Non vi preoccupate, utilizzate anche la morfina per togliere l'ansia del paziente, del timore, del lutto, e della fine. Il paziente deve tenere, e lo so, la morfina può ridurre i centri del respiro, bisogna dosarla in maniera saggia, ma la morfina è un altro strumento importante in quelle persone piene di ansia e di timore di morire che non si tengono il casco e se lo tolgono, perché devono capire che quello è l'unico strumento, soprattutto quando abbiamo difficoltà a mettere in rianimazione i pazienti, soprattutto i pazienti anziani. Ma perché non li mettiamo in rianimazione i pazienti anziani? Perché muoiono tutti, tutti, non se ne salva uno. Questi dati sono veri, sono stati, tra l'altro c'è un collega rianimatore della Sapienza tra gli autori,
è una revisione di più di 60, di 69 studi per più di 50.000 pazienti finiti in rianimazione. Guardate i dati di sopravvivenza, sono in blu. Sopra gli 80 anni è il 6%. 6%. Sopra i 70 è il 13%, non è molto di più. Sopra i 60 è il 18%. Dobbiamo cercare di evitare di mandare un anziano in rianimazione perché la probabilità che muoia è altissima. E questi dati sono stratificati, se andate a vedere l'articolo, per diversi continenti, è sempre la stessa cosa, è uguale. Noi dobbiamo lavorare in rianimazione con i giovani adulti che possono avere qualche possibilità di uscirne, non molte. Vedete anche lì, ma ce l'hanno. Negli anziani è fatica sprecata. Penserete che sono cinico? Purtroppo non lo sono. Andiamo invece nella parte più farmacologica. Plasma di convalescente. Il plasma di convalescente è stato utilizzato per la prima volta, almeno è stato descritto il suo utilizzo, il 2 dicembre dell'8 893 su JAMA per la difterite su dei giovani tedeschi. Da allora non c'è un grande sviluppo della conoscenza sul plasma di convalescente. Questi sono i primi 5 casi descritti in letteratura su JAMA intorno a marzo. Questi sono e andavano benino. Però poi ci sono questi altri 10 ad aprile su PNAS, sempre cinesi, con una valutazione pre e post. Sono singoli casi. Fino, diciamo, a tutto giugno in letteratura abbiamo avuto solo singoli casi. Una cosa scandalosa come si è utilizzato il plasma di convalescente dal punto di vista politico, partitico. Una cosa veramente scandalosa. Non c'era un trial clinico che fosse decente e degno di questo nome, solo serie di casi, ma poi pure con i morti, serie di casi con morti. Allora, questo è gli americani si sono fatti prendere, diciamo, da un fuoco sacro sul plasma di convalescente, una specie di turbinio. Ora sono a 30.000 pazienti trattati. È una serie di casi, un'amplissima serie di casi. Voi potete andare a vedere, questa ho messo solo gli eventi avversi, perché si muore di plasma di convalescente, perché vedete che vi sono dei decessi per plasma di convalescenti, perché il TACO e il TRALI sono delle reazioni avverse gravi. Io ne ho avute due. Col poco plasma di convalescente che mi sono fatto convincere a utilizzare dai miei collaboratori e uno mi è morto. Questi sono appunto dei casi di plasma di convalescente. Questo l'avevamo utilizzato per Ebola. Noi l'abbiamo utilizzato pure per Ebola, ci moriva a momenti per plasma di convalescente piuttosto che per Ebola. E questo è l'unico trial clinico randomizzato, diciamo, ora ce n'è anche un altro pubblicato su JAMA, è stato interrotto. Sono riusciti ad arrivare al target dei, perché ovviamente poi a Wuhan si è interrotta l'epidemia, e non avevano dimostrato una efficacia su tutti i pazienti, vedete il log rate 20, però avevano iniziato che in realtà vi era una tendenza verso un P significativo, una qualche beneficio clinico nei pazienti trattati molto precocemente, per cui si diceva no, allora è efficace in quelli che vengono trattati entro 10 giorni dall'esordio dei sintomi con la polmonite. E questo è appunto una revisione che dice, vedete qua, che alla fine di tutti questi serie di casi, tra cui anche il Liu, che è quello che avete appena visto, l'unico trial clinico randomizzato, diceva che c'era una qualche evidenza di efficacia. Qui praticamente abbiamo i dati dei famosi 20.000-30.000 casi seguiti in America, dove ovviamente si evidenzia come la finestra di opportunità di utilizzo del plasma di convalescente, per cui vedete
la mortalità a 7 giorni, la mortalità a 30 giorni per diverse categorie è la più bassa laddove tu utilizzi un plasma di convalescente con un alto titolo neutralizzante il virus, che non sono gli anticorpi, è molto più difficile da fare, poi insomma, è un lavorone fare il titolo anticorpale neutralizzante, e soprattutto entro i 3 giorni dal ricovero, che è una cosa quasi impossibile da fare, e comunque per cui in questa fase la mortalità a 7 giorni è il 6%, a 30 giorni arriva al 17%. Sicuramente diversa, vedete, rispetto alle altre. Questo, diciamo, sarebbe un po' la nicchia, se uno proprio lo dovesse utilizzare, la nicchia di utilizzo del plasma di convalescente è questa. Questo in realtà è il lavoro che recentemente, qualche giorno fa, pubblicato su BMJ, il PRACID Trial, un trial condotto in India su numeri importanti, un trial che io ho randomizzato, dove in realtà c'è un peccato originale, che è quello di non avere valutato sul plasma del donatore il titolo neutralizzante, però, ripeto, un lavoro veramente difficile e lungo da fare. Comunque, non c'era nessuna differenza in termini di mortalità, e l'hanno fatto anche su una sottosezione di questo trial in cui avevano misurato invece gli anticorpi neutralizzanti e non cambiavano i dati, per cui esce questo editoriale che fa scalpore all'interno della popolazione italiana, che dice che il plasma è inefficace. Noi ci abbiamo in corso lo tsunami. Io sono il referente regionale dello studio del plasma di convalescente per la Regione Lazio, però, insomma, come avete capito, non ne sono molto convinto. A meno che non lo vogliate utilizzare su un paziente in fase estremamente precoce. Tutte le altre richieste ad uso compassionevole che vengono fatte, io le vedo tutte, all'interno della regione, sono per pazienti che chiedono il plasma di convalescente e l'estrema unzione, lì sicuramente non serve. Andiamo avanti. Remdesivir. Questi sono tutti i trial che sono iniziati su Remdesivir. Prima era un farmaco per ADHD, poi era un farmaco per Ebola, ma è diventato un farmaco per il Covid. Questo è il primo trial pubblicato sul New England, compassionevole, contestatissimo, comunque, dove si vede che vi è una mortalità in coloro che facevano il Remdesivir, l'uso compassionevole senza braccio di controllo, del 13% totale. Sicuramente pazienti estremamente selezionati, ce n'erano alcuni pure nostri. Qui invece è lo studio cinese che è messo subito a tacere, perché dimostra che non vi è alcuna differenza in termini di sopravvivenza, parliamo, di sopravvivenza tra Remdesivir e standard care. Ma questo studio fu chiuso, bisogna dirlo, prima della, diciamo, di raggiungere il target, proprio perché l'epidemia si era conclusa. Questo vi voglio L'ho messa non tanto perché questo è lo studio che non ha funzionato, cinese, ma perché fanno vedere come non vi sia alcuna differenza tra chi ha fatto Remdesivir e chi non l'ha fatto nei tamponi nasofaringei, sia nei campioni, diciamo, del tratto respiratorio superiore, sia nei campioni del tratto respiratorio inferiore. E perché? Vediamo se c'è. No, non l'ho tolta. Perché praticamente il Remdesivir non va nel polmone. Okay? No, è una molecola idrosolubile che non va nel polmone, per cui il Remdesivir ha la finestra terapeutica che è lì, è in quella fase. Questa, cercate di, io l'ho capito dopo tantissimo tempo, l'ho sprecato un sacco, solo lì dove il Remdesivir è efficace nella fase viremica, non di positività del tampone a livello polmonare, ma viremica. E questo virus ha una fase viremica estremamente transitoria, alcuni dicono che non esista, secondo me è molto transitoria. Solo in quel momento il Remdesivir è efficace, perché colpisce ed è efficace come analogo nucleosidico, cioè inibitore della replicazione virale in quel momento, per cui nella fase estremamente precoce, prima che
si instauri il danno polmonare, non dopo. Questo è il lavoro che l'ha sdoganato, lo conoscerete a memoria, ed è l'unico lavoro che dice che vi è una differenza di mortalità, ma a 7 giorni, mi sembra, vedete qua, no, questa è una diapositiva vecchia, questi erano i dati preliminari, vabbè, mi scuso, non ho cambiato, c'è un lavoro successivo che è il Definitive Report, che non dà praticamente che vi è una sopravvivenza a 7 giorni statisticamente significativa tra chi erano stati trattati e chi non lo era. Questa differenza di mortalità, di sopravvivenza, si perde a 4 settimane. Non è questa la diapositiva, ho fatto casino. È il lavoro dopo. E questo però è fondamentale, perché voi potete chiedere il Remdesivir attraverso la piattaforma dell'AIFA, fatelo, ma dovete situare i pazienti in questa fase qui. È efficace solo qui, nella fase C, cioè paziente che riceve ossigeno. Appena il paziente desatura, gli dovete mettere il Remdesivir. Poi non è più efficace se sta in NIV, se sta in alto flusso, se sta in ventilazione. Vedete come si sovrappongono i colori, perché quelli sono gli intervalli di confidenza. I colori, cioè gli intervalli di confidenza, non si sovrappongono solo in questa fase. Per questo che l'AIFA ha dato l'indicazione che il farmaco deve essere dato entro 10 giorni e dall'insordio dei sintomi, e deve essere sotto ossigeno. Se poi evolve, non è più efficace, perché si è conclusa quella fase virale dove il Remdesivir, che è una arma spuntata, ma è quella piccola fase in cui il Remdesivir è efficace. Dopo non serve. Può essere usato pure le donne in gravidanza, con le stesse, ovviamente off-label, ma con le stesse indicazioni. Non lo usiamo inutilmente. L'opinavir-ritonavir purtroppo non funziona più, purtroppo, perché era un farmaco che di cui sapevamo tutto noi infettivologi, perché l'abbiamo usato per 20 anni sull'HIV, non lo usiamo più, ma insomma ne è tramontato l'uso. Vedete, anche qui stesso discorso. Questa è l'idrossiclorochina, non è efficace nella terapia dei pazienti ospedalizzati. Vedete come si sovrappongono anzi, vanno leggermente meglio quelli che non la fanno rispetto a quella che fanno, e alcuni dicono che sia legato alla induzione di aritmie. Questo è quello, sempre, è il recovery. Il recovery è uno studio disegnato dagli inglesi, però in realtà tanto di cappello, perché hanno fatto quello che noi in Italia, ma in tutta Europa, non siamo riusciti a fare, cioè fare una piattaforma di ricerca in cui inserire farmaci e toglierli se uno dimostra l'inefficacia. Loro hanno messo l'idrossiclorochina, hanno dimostrato che è efficace, l'hanno tolta. Hanno messo il Remdesivir, hanno dimostrato che secondo loro è inefficace, l'hanno tolto. Noi questo non riusciamo a farlo. Comunque, qui è la dimostrazione che l'idrossiclorochina non serve. Questa è la clorochina, qui dei brasiliani che hanno provato dosaggi diversi di clorochina, ma non c'è la differenza. E qui una meta-analisi che dice sempre che non serve a nulla. E qui ancora peggio, l'associazione idrossiclorochina e azitromicina. Io non so come farlo capire ai medici di famiglia che non la devono prescrivere, l'azitromicina. Non prescriviamo l'azitromicina, vi prego. E questo è un lavoro che è uscito oggi, mi sembra, o ieri, non mi ricordo, appunto, che dice che l'idrossiclorochina non fa né a 14 né a 28 giorni. Qui c'è una scala ordinaria. Fidatevi, questi sono i morti in colore più scuro. Poi vedete le gravità minore. Non c'è un vantaggio su nessuna di quella scala ordinaria. Nulla, proprio zero. La stessa cosa la vediamo qua, però con la classica curva di Kaplan-Meier sulla dimissione ospedaliera, questa qui sotto, e sopra invece sulla
sulla sopravvivenza, non cambia assolutamente nulla. E questi sono i dati nostri, sempre su coletra e idrossiclorochina dello Spallanzani, che non fa. Non solo, e qui è l'evidenza, questi sono dati ancora più recenti, che non funziona nemmeno in profilassi o nella terapia a casa, ok? Cioè del paziente che ha appena saputo che c'è il tampone negativo, gliela dai a casa. Ci sono dei grandi propugnatori dell'idrossiclorochina a casa, soprattutto nel nord-est, ma insomma ci sono già dati, anche abbastanza datati, vedete qui questa curva è abbastanza esplicativa. E comunque noi ci dobbiamo sempre ricordare first but not harm. Sull'eparina ne volevo parlare, ho altre diapositive più carine e qui vi volevo solo dire che andiamo su quello che continua a non funzionare, gli immunomodulanti. Questo è lo studio Roche che ha dichiarato che il tocilizumab non funziona. Questo è lo studio Sanofi che ha dichiarato che il sarilumab è un anti-L6, come il tocilizumab è un anti-L6. Non funziona, l'hanno interrotto loro. Questa è l'editoriale pubblicato il 20 ottobre su JAMA Internal Medicine, in cui fa vedere i primi, diciamo i più importanti trial clinici, in cui però qualcuno dice che invece faccia qualche cosa, in particolare quelli di sinistra rispetto a quelli di destra, ma poi è uscito il giorno dopo sul New England questo lavoro che metteva una pietra miliare, vedete come le curve toci verso standard, perché sono uno sovrapposta, tanto che non va messo manco quella che è il toci e quella che è l'altro, tanto si sovrappongono. Forse c'è un minimo di speranza col baricitinib. Il baricitinib è un anti-JAK che si utilizza come monoclonale nelle seconde e nelle terze linee nelle artrite reumatoidi, e ci sono dei dati in favore, e in particolare c'è questo qua che è l'ACTT2, in cui praticamente si valuta insieme il remdesivir insieme al baricitinib, ok? E vi sarebbe un miglioramento di un giorno sul time to recovery. Sono cose, questo è ancora un press release. In realtà il lavoro è sottomesso sul New England. In questi giorni ci sarà la decisione, immagino. Ma andiamo a quello che è in realtà l'unico farmaco salvavita. L'unico farmaco per cui è dimostrata la sopravvivenza, in realtà è dimostrata fin dal 13 marzo. Per cui già da allora, ovviamente i cinesi hanno dimostrato in maniera molto più sporca, perché ci sono un sacco di bias in questo lavoro del 13 marzo, ma vedete come si apre la forbice tra chi utilizza l'Urbason e chi non lo utilizza, proprio in termini di sopravvivenza. Per cui quello che poi ci ha detto il recovery nella parte di cortisone, ovviamente già anticipato, ma più o meno tutti i rianimatori nell'ARDS utilizzano il cortisone. E qui vedete come in realtà questa forbice si apre in maniera importante, cioè praticamente qui lo 0,64 di rate ratio significa che il 36%, abbiamo una sopravvivenza in più del 36% nei pazienti che fanno cortisone se arrivano alla ventilazione meccanica. In chi fa solo ossigeno questo miglioramento c'è, ma è molto minore, vedete come è un 18% di miglioramento in termini di sopravvivenza, per cui ci sta, è importante, ma è meno, diciamo, declinato rispetto a quelli che erano ventilati, mentre questo effetto si perde completamente in chi non fa ossigeno, anzi determina un effetto detrimental, dannoso. Vedete come il rate è 1,19, non è significativo, ma ti dice che c'è un 19% in più di mortalità, che
che non è statisticamente significativa, ma io non ci vorrei stare tra quelli, che si è preso il cortisone mentre non faceva l'ossigeno, e chi so, sono quelli che noi trattiamo col cortisone a casetta loro. Il cortisone a domicilio non va fatto. Io non so come dirlo, in che lingua dirlo. Se uno non fa ossigeno, il cortisone non va fatto. Qui, ulteriormente, abbiamo tutti i dati, i trial clinici sul cortisone, ma dimostrano tutti un'efficacia. Ma ripeto, su endpoint di pazienti che stanno male. E l'altra cosa, vedete qua, su chi sta a meno di 7 giorni, non c'è la significatività, perché l'intervallo di confidenza si sovrappone sull'unità. Per cui, se io devo dare il cortisone in qualche paziente, se ha meno di 7 giorni, non lo do, a meno che non desatura profondamente nei primi 7 giorni. Perché? Perché quella è la fase virale, è la prima diapositiva che avete visto. Nella fase virale il cortisone fa un favore al virus, perché lo fa replicare di più. Si sa che chi fa il cortisone ha una prolonged viral shield, questo è noto, cioè in qualche maniera riduce le difese immunitarie, per cui nella prima settimana questo cortisone non va mai dato, vi prego. E queste sono le raccomandazioni pilatesche dell'OMS, che è una cosa vergognosa. Allora, take home message, e io qua mi limito, no, dobbiamo tornare sull'eparina. Dobbiamo pronare i pazienti sempre, è una cosa facile, costo zero, gli dobbiamo dare l'ossigeno, è l'unica cosa veramente salvavita. Se hanno bisogno dell'ossigeno, gli dobbiamo dare pure il cortisone. Il Remdesivir ha una finestra piccolissima, non ha dati di reale sopravvivenza, però qualcosa fa, ci costa una marea di soldi, però insomma quelli fa, qualcosa fa. L'ivermectina, fate finta che non l'avete vista. L'eparina è fondamentale, l'eparina nel momento, poi lo diciamo dopo, va bene, Maria. Allora, per cui supporto di ossigeno, steroidi, il recovery dal desametasone 6 mg al giorno. Ecco, qui non è una cosa da dire su cui non mi sono soffermato. Il dosaggio. Il recovery, cioè lo studio inglese, dà lo stesso dosaggio a tutti. Da quello che ha la 20 masca al 28, fino a quello che è intubato in ECMO. Ovviamente è una semplificazione. Io non ho mai usato così il cortisone. Io utilizzo, però queste sono mie opinioni personalissime. Io utilizzo ancora l'Urbason, non mi sono ancora convertito al desametasone, e prescrivo lo 0,5 che ha una PIF tra 300 e 200, poi passo all'1 e poi arrivo anche all'1,5 quando va in rianimazione. Però ripeto, poi vediamo l'eparina. Molte delle patologie emergenti e riemergenti determinano la morte del paziente di fatto per una complicanza di natura procoagulatoria. Questa è una cosa che non è... Diciamo, io trovo un sacco di similitudini, io che vengo da una cultura tropicale, tra la dengue e la dengue grave in particolare, e il COVID, perché tutte e due di fatto alla fine fanno una vasculite periferica. Di fatto si muore per una vasculite nel COVID, ma nella dengue grave anche, ma anche nel SARS-CoV-1, vedete qui, che è la vecchia SARS per cui è morto Carlo Urbani. In realtà si muore per una vascolite periferica. In realtà non è un problema di grande di tromboembolie polmonari come noi ce le immaginiamo, diciamo, nella nostra pratica quotidiana. No, è una vascolite periferica. È una vascolite periferica che è vascolite a livello polmonare, ma è vascolite a livello renale, a livello cerebrale, a livello cardiaco. Per cui si muore di questo, non del virus. Per questo che il cortisone e il timing del cortisone e dell'eparina sono fondamentali. Non vi è ancora una chiara dimostrazione che l'eparina sia un farmaco salvavita come lo è per il cortisone. Questo ancora non c'è, ma io ne sono convinto. Penso che ossigeno, eparina, cortisone
siano la triplice terapia che possa salvare vite. Vabbè, sì, è una vascolite. Gli strumenti per vedere questa vascolite periferica sono ovviamente l'aumento del edema, ma la cosa più semplice è la linfopenia. Una linfopenia grave è proprio associata poi di fatto a una vascolite, perché praticamente il linfocita viene reclutato a livello periferico, lì dove c'è il danno vascolitico. E questi sono dei dati che abbiamo, non so se sono già pubblicati o sono in corso di pubblicazione, sono le prime autopsie che abbiamo fatto allo Spallanzani, sono 9 autopsie di pazienti deceduti e in cui era evidente il quadro di miocardite linfocitica. Qua, questo è il cuore grossolano, e qua vi è il marcatore col CD68 che fa vedere appunto la presenza di monociti macrofagi. Ancora qua una pericardite linfocitaria, la vascolite necrotizzante, l'infiltrato linfocitario e l'evidenza dell'infiltrato linfocitario col CD45 RO, che è un marcatore, diciamo, di superinfiammazione. Per cui i pazienti muoiono di questo, non muoiono di virus, è molto raro, ma muoiono della complicanza vasculitica, soprattutto quando questa complicanza vasculitica è a carico di organi vitali come il cuore oppure per l'ictus. Alcuni sono morti per un ictus, se è capito. No. E questa invece è la prevalenza delle complicanze tromboemboliche. In media stiamo intorno a 1 su 3. Uno su tre fa complicanze tromboemboliche, generalmente, ma se noi le andiamo a stratificare per ricovero per acuti, cioè in reparto, stiamo intorno al 20%. In rianimazione arriviamo a 1 su 2. È per questo che è fondamentale che noi comprendiamo il setting dell'eparina. E se c'è tanta confusione su tutto il resto, sull'eparina non ci si capisce. Perché, diciamo, ormai la danno anche a casa. Anche qui a casa la profilassi dell'eparina non va fatta a meno che non ci sia un'indicazione di profilassi per malattie di base del paziente o per una desaturazione o per un paziente anziano che non si muove più dal letto. Perché l'eparina gioca, secondo me, un ruolo fondamentale proprio come farmaco salvavita per la riduzione del danno vasculitico insieme al cortisone e all'ossigeno. E diciamo, questi sono una serie di score che si utilizza, il SIC score e il CIC score, che è il SIC score più il SOFA e il D-dimeri, ma insomma, per cercare di creare un algoritmo per capire a quanta eparina dare e in che setting dare questa eparina. Non è affatto semplice. La mia personalissima opinione che mi sono fatto leggendomi più o meno queste le linee guida per fare poi questa presentazione, poi sui pazienti che vedo costantemente in reparto. Calcolate, io c'ho un reparto di 50, di 48 pazienti Covid, ormai da febbraio, da gennaio, però ovviamente anch'io ho cambiato molto il mio comportamento terapeutico. E l'eparina, io sono assolutamente d'accordo, lì dove non vi è diagnosi di tromboembolia, perché lì dove è facile, lì dove vi è diagnosi di tromboembolia polmonare, gliela dai a un dosaggio terapeutico. Però molti ormai si stanno spostando verso una terapia molto più aggressiva sin dalla fase iniziale del ricovero. Ripeto, a casa non serve, ma nel paziente che ricovera sicuramente profilassi con eparina a tutti, a prescindere se siano ricoverati in ambito ordinario o in area critica. E più o meno le linee guida sono tutte concordi. Alcune linee guida, e io devo dire che mi sto spostando su questa opinione, vedete, consigliano l'intermediate dose di eparina a basso molecolare nei pazienti che hanno un qualche livello di fattore di rischio per lo sviluppo dell'emolema. E qual è questo fattore di rischio? Secondo me, tutti i pazienti che noi mettiamo in CPAP, in NIV o in alto flusso,
questi pazienti meritano l'intermediate dosis. Cioè, per cui la mia idea è: tutti i pazienti che arrivano fanno la profilassi, 4.000 segni. Chi peggiora e passa alla CPAP, per cui ha una immobilità e una gravità che non è la stessa del paziente ricoverato, allora deve fare un dosaggio che è almeno doppio rispetto alla profilassi, cioè un 8.000, un 4.000 per 2. Lì dove invece il paziente viene ventilato, probabilmente merita una terapia piena, a prescindere dalla presenza di una tromboembolia polmonare. Questo vantaggio va a scapito delle complicanze emorragiche che questi pazienti fanno comunque. Il 20% di questi pazienti fa complicanze emorragiche verosimilmente a causa della overuse di eparina, per cui dobbiamo essere anche attenti. Queste sono tutte cose che vi ho già annunciato, poi li dimettiamo con l'eparina per qualche giorno se non hanno una tromboembolia, se no con INAO se hanno una tromboembolia. Però in realtà vedete che qui, in realtà questi dati che sono su quasi più di 4.000 pazienti al Mount Sinai Hospital in New York fanno vedere che in realtà, a differenza di quello che io vi vengo a dire, la reale differenza in termini di sopravvivenza, vedete che è sopravvivenza di 1 a 2, è tra chi ha usato l'eparina e chi non l'ha usata, e non vi è una differenza tra chi l'ha usata in termini profilattici e in termini terapeutici. Ovviamente c'è l'altro lato della medaglia. Cioè tu squagoli un paziente che magari non ha la tromboembolia polmonare, ecco che ti fanno il 20% di complicanze emorragiche. Sono complicanze emorragiche gravi, sono complicanze emorragiche soprattutto io ho visto diverse, qui in questa casistica non ci sono, però nella mia esperienza ci sono tantissime ematomi dell'ileopsoas che dobbiamo poi andare a chiudere e a embolizzare. E il timore poi dell'ematoma dell'ileopsoas in un paziente così gravemente immunodepresso che sta in rianimazione è quello che si infetti l'ematoma. E credo che questa sia la mia ultima, sì, poi c'è la tromboembolia nelle gravide, ma è veramente un argomento di nicchia questo che vi risparmio. E questa è quella un po' la mia idea su come secondo me deve essere situata l'eparina. E ripeto, i veri mainstay di questa sono il corretto utilizzo dell'ossigeno, la pronazione fin dall'inizio, l'eparina dosata in maniera quasi sapiente alchimistica. Il remdesivir per quella piccolissima fase precoce di replicazione virale a livello di sangue, non di polmone, e poche altre cose che spero vi siano un pochino più chiare. Grazie.